Savannah Frene, da Tecnica di sopravvivenza per l'Occidente che affonda, Arcipelago Ithaco Editore del 2015. Stenditi a terra, Sestina di Crimea. Come spesso gli uomini singolarmente intelligenti, aveva un numero limitato di idee, un numero limitato di supposizioni per ogni singolo soldato steso a terra, rifare il campo di battaglia. Se non si può proprio tutta la guerra girare al largo da queste vere carogne repellenti, ricreare da vicino, se non il morbo del vero, il vaccino del veritiero, fare la carogna per intero, in sostanza, dare la notizia non della mattanza, ma della bella vista. Vedi che il braccio non sia fuori retta con la testa rotta, assesta il colpo definitivo al cavallo centrale, c'entra la vera carne malata, prima che infetta, una degenerazione veramente battagliera di una schiera di nermi frantumati a sfondo perduto, una quinta di fondamento per una storia fotografica del genere umano, davvero la mano, quella che il raccolto ora sanguigna dal bordo della scena. Su come nell'Ottocento si ricreavano a posteriori i campi di battaglia per fotografarli. Ecco, questo credo che sia un modo per introdurre al lavoro di Giovanna Frey, che in questi versi affronta il nucleo, credo, del suo tema, che è quello di collegare la poesia alla storia, il trauma all'allegoria, la condizione individuale a quella collettiva, la sorte del linguaggio e della sua frantumazione nella poesia con la sorte dei corpi dilaniati dalla guerra, ma anche dalla vita stessa. E qui questo terribile racconto di una messa in scena, della creazione di un set per un racconto fotografico sulla prima guerra mondiale, dove i cadaveri vengono sistemati in maniera da essere in bella vista e non invece l'oggetto di una mattanza, quello che viene all'occhio subito è questo morbo del vero contrapposto al vaccino del veritiero. Quindi il veritiero, che non è il vero, dovrebbe curare, dovrebbe allontanare il pericolo indotto dalla verità. Ed è questo gioco tra verosimile e vero che già in Aristotele si giocava appunto la partita tra storia e poesia, tra la poesia tragica e la storia, e l'arte in generale, che è il verosimile. Verosimile è qualcosa che non è falso, ma non è neanche vero, è un ambito in cui l'arte si può muovere con intenzioni però di verità, quindi produrre un vaccino al morbo. Ed è molto particolare questo lavoro perché la storia viene interpretata in maniera molto avvertita anche criticamente come una dimensione della temporalità che il presente presunto postmoderno fa fatica a reimmaginare, se non come una riconnessione simile alle tecniche della poesia moderna da Rimbaud in poi, che mescola i piani sia diacronici che sincronici, sia dell'inconscio soggettivo, sia di quello collettivo. Ed è questo un risultato notevole nell'impostazione. Sara Loxdiff del 2007, Castore e Polluce in prospettiva aerea. L'ultima fioritura del corpo sarà eterea.
sempre tenero, sempre verde sbuca e fiorendo fiorisce, e s'addice alla sua sorte che il virgulto adduca la sua morte. Ma qui, quale pietra serba il nome, e come nel suo progressivo inceneritosi decedere, fissare nell'aria la perenne memoria, tra astri alternativamente sempre vivi, sempre morti. La visione veduta offusca la ragione, e ovunque semina cecità per i due occhi spenti insieme, per i due volti gemelli schiantati, non esiste ulteriore fioritura di mura, neppure nel vento. La prima semina fiorì in orbite fiorì il lampo. Se il seme non muore, non può nascere la pianta. Se noi non moriamo, non possiamo essere seppelliti. Senza la cassa bacello, nessun tempo di attesa legherebbe i vivi ai morti. Perché cresca la pianta che non muore, il tempo della sospensione deve essere ogni volta seminato. Se l'ultima semina seminò l'etere fiorito, e non un sasso cancellò l'anonimato stellare del fiume, qui rinvigorisce il puro ramo del domani al sonno, alterno, eterno, sempre verde, sempre oscuro, inferiore. E sotto la cenere lo stesso sentimento vale di un momento, scaglia al cielo ingenerato un infuocato furore divino, la disapprovazione del germoglio, il consenso del seme. Più vicino alla sua lontananza, insedia la materia, l'orto, sfiorito. Il tempo corporale fiorendo, sfiorirà. La terra schizzata in alto, il prato profondamente spostato, e l'azione carnale totalmente votata alla ustione. Il seme bruciato primo della fruttificazione apparente. Non penso, non faccio, e dunque non sono. Risplende lassù nel sonno il cielo, anzi è un'orbita vasta per sempre, incandescente, prematura fioritura nell'alto, osanna, nell'alto, osama, os oris, in memoria dell'11 settembre 2001. Ecco qua, abbiamo un affastellarsi di traumi, sono traumi storici, emblematici, crolli di torri gemelle, ma anche morti di gemelli, di non nati, il tutto attraversato e mescolato e connesso nel senso vegetale, biologico-vegetale della fioritura, della nascita, della morte. E quindi c'è in questo riferimento alla fioritura e alla sfioritura una tensione cosmica che appunto prova a tenere insieme la mitologia, la storia, la cronaca, dentro un'unica energia psichica che genera poi l'energia estetica, che è quella del trauma proprio dell'altrui, dell'identificazione. Soprattutto empatica nell'altrui trauma che genera non solo il legame e il vincolo sociale, ma anche quello culturale, la tradizione e in definitiva la storia, perché la storia si mostra essere per chi come la Frene vuole provare a fare una poesia della storia, la storia è il legame sociale. In fondo, il legame sociale quando diventa memoria, quando comincia ad essere memoria e a produrre approfondimento del legame. In canzoni all'Italia che in costruzione leggiamo. Fanteria 33, 36 carabinieri, granatieri e tedeschi. Quando si tocca per levarci la baionetta, si stacca mezzo il corpo. Vi sono teste, braccia, gambe, qua e là. Come se fosse una metafora, quando si tocca il linguaggio per levarci la baionetta,
si frantuma mezzo il corpo. Anche dopo questo non si dovrebbe più scrivere poesia. Che cos'è che non va nel corpo putrefatto del testo, che non lascia recuperarne l'acumine, il nesso, il senso così severo del finire? Di nuovo grida al vento il mio scontento e dormirò in mezzo al campo, teste, braccia, gambe, qua e là, sui prati. Ecco, qui c'è una perfetta mescolanza di alcune frasi di un soldato che aveva lasciato una sua memoria, Ritorno a quei giorni, Giuseppe Boff, pubblicata a Treviso nel 2015, che era vissuto a Crespano del Grappa ed era morto nel 71. C'è una mescolanza tra questa testimonianza diretta con il linguaggio sgrammaticato, dialettale, con il linguaggio invece della metapoesia, della riflessione sulla natura della poesia e del testo, e c'è un perfetto collegamento allegorico tra la frantumazione del corpo e la frantumazione del linguaggio, tra il trauma che subisce il corpo nell'essere inchiodato al qui e all'ora della sua morte, perdendo l'integrità, e la condizione simile che vive il linguaggio quando viene attraversato dal flusso poetico, che appunto fa perdere i contorni della riconoscibilità, come di fatto poi avviene nel testo, dove i contorni della riconoscibilità in questo caso sono affidati agli incipit dedicati a questi lacerti, a questi frammenti di testimonianza diretta dei soldati. Ed è molto interessante questo passaggio, che è salvifico perché è il modo per tenere insieme dimensione estetica, dimensione morale e dimensione storica. Nel corpo putrefatto del testo che non lascia recuperare il nesso, quando si tocca il linguaggio per levarci la baionetta, si frantuma in mezzo al corpo. E questo mi sembra molto, molto esplicito, molto indicativo. E Efrene è consapevole di tutto questo, al punto da sottolineare che il lavoro del poeta è simile al lavoro dello storico oggi, nel dover riaggregare in maniera inedita le dimensioni, e quindi c'entra l'allegoria, c'entra la memoria sociale che mitizza e che allontana e che si contrappone a una memoria individuale che invece prova a tenere più a costo, come dire, il trauma, non renderlo commestibile. Quindi la guerra, la memoria della guerra ci permette una aderenza maggiore al vissuto. Quindi questa poesia della storia, questo trauma, allegoria, diventano delle chiavi per esserci di più, essere, come io amo spesso ripetere, nell'immanenza.